Per quale motivo Federica Brignone, presente nella prima serata del Festival di Sanremo, non ha dedicato nemmeno una parola a Sofia Goggia? Perché, nonostante i saluti dedicati alla sciatrice infortunata fossero chiaramente indicati sul prompter, la Brignone ha omesso di leggerli. È plausibile che la rivalità tra le due campionesse azzurre sia così intensa da trascurare la situazione difficile della bergamasca, costretta a un'operazione per una grave frattura alla gamba? La risposta maliziosa sembra essere la spiegazione più semplice e spontanea. La prima cosa che molti hanno pensato, richiamando le storie tese tra le due atlete, amiche e rivali nel circo bianco italiano. Tuttavia, entrambe le campionesse hanno sottolineato in molte occasioni che la presunta avversione è unicamente mediatica, basata su una narrazione costruita dai mezzi di informazione. Hanno ribadito il grande rispetto reciproco che le unisce, sottolineando che la loro amicizia prevale su qualsiasi rivalità competitiva. L'ex giornalista sportivo della Rai, Gianni Cerqueti, si è detto disgustato e ha scritto un messaggio sui social molto duro. Avrei scommesso casa che la Brignone, come prima cosa a Sanremo, avrebbe dedicato qualche parola al grave ennesimo infortunio di Sofia Goggia e l'avrei persa. Colossale caduta di stile. E anche Amadeus ha perso in un colpo solo parecchi punti. Scaletta precostituita e modificata in corsa, tempi televisivi, cambio di copione sul finale che ha portato al taglio forzato rispetto all'intervento preventivato. È la versione fornita dalla manager di Brignone, Giulia Mancini. In una nota ha voluto chiarire che non si è trattato né di un vuoto di memoria, né disattenzione, né volontà di ignorare la situazione. È stato solo un problema di tempo. Purtroppo non l'hanno fatta neppure parlare per una questione di tempi televisivi, ha spiegato all'ADN Kronos.